L'attesa per il debutto dell'Allianz Udas per i playoff per la promozione nazionale in Serie B cresce con il passare delle ore. Nella giornata di venerdì, ultimo allenamento della formazione biancazzurra guidata da Luigi Marinelli, che ha ricevuto la visita del sindaco di Cerignola, Franco Metta, che insieme all'assessore allo sport Carlo D'Ercole ha fatto da apripista per una settimana, non soltanto ricca di allenamenti, ma anche per le tante manifestazioni di affetto che arrivano ai giocatori, non soltanto da chi opera in ambito cerignolano, ma anche chi li segue da lontano, come ad esempio Savino Zavaglione, Nicone Amoruso e tanti altri. Dunque, un vero e proprio tesoro di sport, quello che sta avendo la cittadina ofantina che dal calcio alla pallavolo per arrivare al basket sta conquistando dei risultati inattesi e per certi aspetti sorprendente, maturata anche con la consapevolezza di un lavoro serio, così come è stato fatto dalla società di basket. L'attesa dunque sta per finire. Domenica alle 19 il debutto contro Pozzuoli. Mimmo Siena, Speciale News, Pallasport, Nando Di Leo, Cerignola, Foggia. Ragazzi, buonasera. 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 Bocca al lupo. Avete sentito quanto affetto abbiamo per voi. Ovviamente io mi associo a tutto quello che avete visto sui social. Ci contiamo. Grazie. Grazie a tutti per quello che avete fatto e per quello che farete. Grazie. Allora, Sindaco Metta, siamo qui alla vigilia di questo importante incontro che vede l'Allianz Udas iniziare questa lunga cavalcata. L'attesa in città è grande, l'entusiasmo c'è, i tifosi continuano a dire forza, ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare senz'altro, io mi unisco ai tifosi. Sono convinto che i ragazzi ci daranno ancora soddisfazione. Tra l'altro, Sindaco, ormai tutta Italia si è appassionata a questa squadra, stiamo vedendo i video che stanno focalizzando i vari social. Sto vedendo anch'io ed è bello vedere questa mobilitazione di tutti i cerignolani, anche di quelli famosi, di quelli che sono fuori Cerignola, che tifano per questa squadra. Credo che siano contenti anche i ragazzi perché sentono tanto affetto, tanto calore. E già essere arrivati qui è una grande impresa, caro mio, quindi tutto quello che viene dopo è tutto riguadagnato, ma io sono molto fiducioso. Senta, Sindaco, tra l'altro questa è stata una stagione incredibile perché evidentemente non si sono mai verificati in questi anni risultati così, dal calcio alla pallavolo fino ad arrivare al basket. Assolutamente, è un'annata storica, è il sindaco che porta fortuna. Grazie. Big match sabato 30 al Palla di Leo di Cerignola per la 12ª di ritorno del campionato di Serie B2 femminile. La penultima giornata di regular season propone la affascinante sfida tra la Libera Virtus Cerignola e la capolista del torneo, l'Altino Chieti. Le abruzzesi hanno conquistato la promozione in B1, mentre le ragazze allenate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, con ancora due incontri da disputare. Dunque, bagarre playoff in cui la formazione ovantina c'è già. E di contro hanno passato una settimana ad allenarsi al meglio per preparare questa delicata sfida. Per quanto riguarda le abruzzesi, hanno dominato il campionato fin dalla prima giornata, 57 punti in classifica con 19 vittorie ed una sola sconfitta giunta al tie break a Scapati. L'organico condotto dal coach Di Rocco è completo in ogni reparto, quindi sarà tutto un match da godere. Avvio della gara alle 18 per una sfida da vivere tutto d'un fiato.